Benvenuti nel salotto del leggendario. Oggi abbiamo un ospite speciale, ma cosa dico speciale? Forse qualcosa anche di più. Abbiamo Vladi dei Trilli, Vladimiro Zullo. Buonasera a tutti, lo possiamo dire, è una buona serata. Direi, no? direi di sì. Non capita tutti i giorni o tutte le sere di avere insomma l'opportunità di poter parlare con un figlio d'arte e un artista. Ma sì, e ti ringrazio anche per tutti questi bei complimenti. Io ho sentito parlare molto anche di te, perché insomma, nell'ambiente vedo che ti addentri sempre con tanti progetti nuovi. Insomma. Si cerca insomma di fare sempre qualcosa di nuovo, di portare novità, ma soprattutto di valorizzare quella che è la nostra terra, perché noi siamo innamorati della Liguria, è vero? Io non vado da tutte le parti perché sono un po' pigro proprio di natura, no? Però quando mi è stata proposta la possibilità, infatti io ho detto volentieri lo accetto, perché tu sei uno di quelli che le cose le fa seriamente, che non è poca cosa, ti posso garantire che... E di questo ti ringrazio. Quindi guarda, sono veramente felice di essere qui con voi. Grazie, grazie. E insomma, iniziamo a parlare di quello che fu, da dove iniziò un progetto davvero incredibile, perché tuo papà, Pippo, esatto, fondò un gruppo. Esatto, esatto. Guarda, ti spiego proprio un po' come andò questa cosa. Intanto ricordiamo che quest'anno sono già 50 anni. 50 anni dalla fondazione, perché correva l'anno 1973, quando in un locale di Capolungo, a Nervi, sì, si incontrarono. In realtà già si conoscevano, si annusavano da lontano. Mio padre lì faceva piano bar, sì, in questo locale che si chiamava Da Simona, e all'epoca era il nascosto, ok? Quindi il locale era questo. Lui lì col suo piano, se all'epoca usava tanto il piano, sì, bar, no? Questo, sì, ormai stiamo parlando del Medioevo, anzi tu sei, sì, anche in realtà ferrato nel tema, e, però no, lì non era il Medioevo, lì erano gli anni 70, e una sera uno degli avventori era questo signore grosso, corpulento, insomma, che aveva già una sua certa, cioè nel senso, si faceva notare. Certo. In più, se c'era una chitarra, lui non perdeva tempo, e in quel caso imbracciò una chitarra, sentendo mio padre intonare un brano in genovese per l'occasione, quando ancora non erano Trilli assolutamente, anzi ti ripeto, loro non avevano una conoscenza già così approfondita. Diciamo che fu una cosa casuale. Una cosa casuale, e iniziarono a intonare una canzone. In un tavolo poco più là c'era seduto Michele, che è un grande protagonista della musica nazionale, soprattutto a cavallo tra gli anni 60 e 70. Michele Maisano, in arte Michele, quello di "Se mi vuoi lasciare, vado vado un po', dimmi almeno il perché. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché". Ora, magari a te dice poco che sei giovane, ma ti posso garantire che per esempio quelli un po' più grandi, ecco, a me me l'ha trasmesso mio padre, ovviamente certamente è una cultura musicale di un certo tipo, fu lui a notarli, sì, e beh, gli è venuto un'idea, gli venne un'idea. E pensò, c'è un'intesa che funziona qua. Questi due qua, ma guarda che macchiette, che personaggi, lui che era molto già commerciale anche a livello così, aveva già visto lungo. Certo. E lui si è immaginato questo duo, però valorizzato, con un certo tipo di contesto, no? E lì contestualizzò. E la persona che imbracciò la chitarra era Pucci. Era Pucci. Esatto. Allora cosa ha detto? Ma potrebbe essere un'idea, siccome lui, questo Michele, era un amante anche dei canti tradizionali, il trallallero, sì, antico, quello composto da più voci, canto polifonico, senza ausilio di strumenti, per capirci. Ha pensato in quel momento, aveva già visto che poteva essere ideale, non so, prendere il pop, che all'epoca era molto in voga, e unirlo al canto tradizionale trallallero, con queste due voci così singolari e così complementari. E così fu. Sì. Gli disse, senti un po', ragazzi, ma ne avete voglia di fare un salto a casa mia domani, che parliamo un attimo, magari produciamo un disco, un LP, si diceva. Detto. Quindi allora si sono guardati un rimane. Ma sì, parlerà, sì, sul serio? Una cosa, oppure... cosa ci sta succedendo? Cioè. Ma cioè, proprio così. Il giorno dopo si dovevano presentare tipo alle 10 del mattino, 10 e mezza. Alle 7 erano già sotto casa che scampanellavano. Solo che penso un po' l'esaltazione del momento. Probabilmente non andrò neanche a dormire, perché poi certo, mi ricordo Michele che ancora maleodoravano di vino. Quindi secondo quindi me erano, lì erano proprio andati a, erano andati diretti a nozze, capito? E ad aprire al citofono, poi dalla finestra, si affacciò il papà di Michele.
che quando li vide penso, ma questi chi sono, belli? Ma che facce c'hanno, belli? Ma dove sono usciti? Michele, guarda che c'è due fuori di testa, fuori che ti aspettano, ti cercano, ma cosa vogliono? Ma chi sono? Dove li hai presi? No, papà, stai calmo. Io invitati. Belli, ma figge, ma siete già qua? E così andò. Ho detto, vabbè, è un attimo che mi devo, avevo detto alle 10, cioè comunque, vabbè, noi siamo 6, eravamo premurosi, allora ne vedremo un po' prima, pensando a beccare traffico. E da lì nacque qualcosa. Li portò in casa, iniziarono a buttare giù qualcosa e da lì a poco, nel giro di 4 giorni, sfornarono questo disco. Vediamo se faccio un casino, butto giù tutto, ma spero di no. Questo Canti de casa me, che appunto dice 1900, tu guardi già i personaggi, non so, sì, anche sì, a casa, sì. 1973, fanno questo disco in tre giorni, registrando giorno e notte, certo. Lo producono con 500.000 lire, che non erano pochi, ma erano pochi, nel senso, certo, produrre per un essere LP, una produzione di un LP, che tra l'altro non era neanche di Michele, perché ci dimise Gianni Descalzi, che fu il loro primo produttore storico, sì, diciamo, sì, a livello di etichetta discografica, lo Studio G, di cui parlavamo anche con un tuo collega prima qua, prima della puntata, e sfornano questo disco che contiene brani come Saluta Zena, Fugge de Zena, Come te bella Zena, di Zena si parla sempre, Picunda Gheccianin, certo. Trilli Trilli. Beh, ti dico solo che questo qua, fino a pochi anni fa, pochi relativamente, parliamo prima del grande successo di Cresa de Ma di Fabrizio De André, parliamo degli anni 80, quindi anni 84, questo esce nel 73, per 11 anni è il disco più venduto della storia della musica genovese. E mantiene un primato, perché parliamo intanto che Fabrizio aveva anche una produzione nazionale, sì, quindi c'è, puoi immaginare, no? Voglio dire, un altro tipo di distribuzione. Fabrizio poi era un personaggio nazionale, poi certo, cavolo, stiamo parlando, certo, insomma, di un mito, di un grandissimo, certo, artista. Quindi poi diciamo che con i loro mezzi a disposizione, con i loro mezzi e veramente investendo poca cosa, hanno mettendoci un cuore grande come una casa, faccio del tutto apprezzabile. Tu pensa che entrarono in classifica nazionale, sì, 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 dove c'era una certa mina prima in classifica, allora erano tipo al quarto posto sul nazionale, sì, quindi tu pensa anche il numero di dischi. Ti dico solo che purtroppo non sono diventati ricchi, perché c'era qualcun altro che comunque i soldi veri ce li ha fatti e non erano i Trilli, però è stata una bella soddisfazione. Beh, assolutamente. Ma senti, ma in questo disco, sì, poi c'è stato un pezzo, immagino, che insomma è venuto fuori, è esploso proprio. Sì, allora, devi sapere che Michele ovviamente, se già aveva visto, si rese conto anche delle grandi capacità artistiche di questo duo. Che poi questo duo si completava, giusto? Si completava, perché, sì, perché erano perché due... uno dei due era un po' più animatore, possiamo, esatto, dirlo? Che era Pucci. Che era Pucci. Quello che diciamo più simpaticone, ma anche a livello fisico, sì, a livello, sì, di movenze, sì, era un po' tutto concesso. Invece poetiche. Tuo papà era un po' più... Il musicista più tecnico, esatto, quello che magari arrangiava, faceva, e soprattutto era quello che quando Pucci sbragava troppo cercava di contenerlo, ma diventava una, un po' come Stallion e Ollio, sì, un sì, po' sì, come sì, posso dire, quei personaggi che comunque c'è, cioè, sempre lo rimetteva, quello un po' lo rimetteva sulla via. Beh, questa cosa piaceva molto alla gente, sì, che tanti pensavano fossero cose studiate, ma in realtà no, erano cose spontanee. In una corba su toletto l'altra scusa do sposa, alle fasi su barcon, alle yeggi de carbon, in buchin con panaseja, in tupin da se stagio, bella balaca le bella de peie, bella balaca de peia che na. Ho avuto la fortuna e l'opportunità, e ti voglio ringraziare pubblicamente, di avermi fatto registrare la voce delle testimonianze delle persone che sono state vicine ai Trilli nel mondo, certo, dello spettacolo. Quindi usciranno tra l'altro su un libro di Erga Edizioni, che lo possiamo anticipare, questa notizia sarà una cosa davvero, un evento unico, uscirà entro l'anno, diciamo. Sì, sì, assolutamente. Io credo quest'estate abbiamo di nuovo già la seconda ristampa, I Trilli, Il cuore di Genova, che è un libro che già ha riscosso un successo quasi inaspettato, ti dico la verità, e anzi mi ha aiutato molto anche per sostenere il momento difficile del lockdown, certo, perché certo, sono riuscito comunque a lavoricchiare con le presentazioni. Certo. E poi c'è questa novità. Adesso quindi c'è che... tutto un restyling, perché abbiamo il linguaggio dei segni, abbiamo l'audiolibro, sì, come tu hai appena detto, e soprattutto abbiamo un sacco di novità che abbiamo inserito all'interno. Vero, 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 perché parliamo ovviamente di un libro polisensoriale. Sì, come ci insegna come ti insegna
dottor Merli, che salutiamo, perché insomma ci sta, ci sta dando delle grandi cose con questa tecnica. Ma allora, appunto, per tornare a questa cosa della spontaneità, io sono rimasto colpito da queste testimonianze, perché in tutte viene fuori quanto è stato piacevole per queste persone condividere. Poter condividere la spontaneità di Pippo e Pucci, perché era tutto un gioco, in amicizia, era tutto insomma, ti facevano proprio respirare un altro clima, anche rileggendo ti sembra di, ma stiamo parlando di questo mondo o ce n'era un altro? Qualcuno gli disse a un certo punto, ma ora che sono arrivato qui che cosa devo fare? Lui inizialmente dice, intanto vai di là nel frigo, prendi due birre, due bistecche, e poi come magari ne parliamo, ma già beve, poi dopo ne parliamo. Ma sì, era un po', diciamo, un po' la caratteristica, cioè calcola che loro sono nati nelle ostaie, quelle che adesso non esistono praticamente più, e il clima loro se lo sono sempre portato dietro, erano anni, diciamo, poi sai benissimo che c'era una rivalutazione un po' di tutto, c'era da fare, c'era da ancora da dire parecchio in quegli anni lì, era il momento, diciamo, il dopoguerra, se andiamo a vedere, no? Quando ancora veramente c'era la possibilità di far conoscere, di fare cultura, e alla loro modo loro fecero cultura, perché al di là poi dei brani scanzonati, come adesso poi ritorniamo al discorso di Trilli Trilli, loro presero un sacco di brani che rivoluzionarono a livello di arrangiamenti con dei grandi musicisti che avevano dietro, come i fratelli Descalzi, no? Uno è il fondatore dei New Trolls e l'altro è il grande arrangiatore di film Aldo, no? Che lui, Aldo Descalzi. Quindi voglio dire, io ho sentito dei lavori anche recentemente, a volte vai un po' ad ascoltarti le vecchie cose, dicevi, ma che bella, scusa, mi scappato, ho detto bellissimo. E ti posso dire che obiettivamente c'era veramente dei contenuti anche armonici, parlando di melodie di spessore, cioè non erano cose buttate lì a caso, capito? Quindi loro facevano anche cultura a loro modo, comunque rivalutavano i quartieri, le tradizioni, che poi è quel tentativo che con molta più fatica, perché purtroppo sai che un po' tutti i dialetti, soprattutto al nord, stanno andando in via di estinzione. Lo so. Si sta un po' perdendo, però noi cerchiamo di fare ancora, portando avanti il, diciamo, quello che è il percorso dei Trilli, cercando di far conoscere questi aspetti anche a chi non li conosce, proprio perché senza la conoscenza del passato è inutile che parliamo di futuro, no? Giusto, diciamo che il folklore, il discorso, un po' la storia della città, no? Esattamente. È importante far venire tu la vai a raccontare sotto l'aspetto magari più architettonico, anche perché ti ho già seguito in certi aspetti, che racconti la magari storia, racconto più la storia, la leggenda tutto quello che è. Però quindi, c'è anche la parte folcloristica, che è fondamentale, cioè che non andrebbe dimenticata, ed è lì che nascono le leggende. Esatto. Poi si tramandano di generazione in generazione, poi arrivano ai giorni nostri, probabilmente le leggende ai tempi venivano raccontate in dialetto. C'è un brano che tu volevi un attimino mettere in risalto, no? Perché ha fatto un po' tutto, diciamo che ha fatto Trilli, la storia. Trilli, fiore all'occhiello. Trilli. Di insomma, allora, Trilli devi sapere che è un brano nato spontaneamente in una maniera molto goliardica, come tu la ricordavi, tra quattro fette di salame e due botti di vino. Esatto. Io voglio sapere qualche curiosità. Di allora, fai conto che l'idea è partita da Michele, che era presente quel giorno, e aveva così ascoltato dei pezzetti messi qui e là di musica tradizionale, ma di quelle canzoni che non si sa dove erano, di chi erano, perché era roba che comunque veramente aveva già degli anni all'epoca. E con papà e Pucci si sono messi lì, hanno messo in mezzo questa composizione, l'hanno praticamente unificata, quindi tre situazioni diverse in una, hanno aggiunto parole, hanno cambiato rime, hanno rivisto le strofe e nasce questa Trilli Trilli. Ma buttata lì che mio padre dice, ma vuoi farci un disco di questa cosa qua? Non erano neanche sicuri di buttarla fuori. Ma ti spiego, guarda, io non voglio manco non facciamo foto, cioè mettiamo Trilli, se ti piace questo nome qua, perché canta la canzone Trilli Trilli, però nero al disco, 45 giri, che non dobbiamo comparire, io mi vergogno. Ma Pippo, ma ti dici, Pucci? Ma ti guerra giumbeni. Poi c'è pieno di parolacce, parole del gatto, c'era la censura all'epoca, quindi non volevano proprio tanto, erano i primi a non crederci in questo brano. Nel frattempo vanno in tournée
con Michele al sud, perché devi sapere che papà e Pucci avevano anche dimestichezza con gli altri dialetti, sì, soprattutto papà, anche quelli del meridione, quindi ho detto prima vi porto con me, mi fate un po' da spalle e magari in qualche momento dello spettacolo studiamo, contestualizziamo la cosa, vi ci fico dentro e così voi rompete un po' gli schemi, no? E fate un po' le macchiette. E così fecero, fu un successo strepitoso, me l'ha raccontato Michele personalmente. Nel frattempo questa televisione era stata lanciata e le radio, questo pezzo che era la riproponevano. Ma tra... sì, era una roba che rompeva gli schemi, cioè te parolacce in genovese, tutta i bambini impazziti perché venivano a imparare le parole, è una canzone, allora la possiamo cantare. No, bambini, non cantate, beh. Invece, figura di bambini, sono le prime cose, non le parole. Bravo, era un po' quella cosa un po' proibita, esatto, che però si poteva usare. Esatto, perché era cantata. Era cantata, possiamo cantarla anche noi. O trilli, 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 te ciumus che mandilli, tutta queste profette qua. Morale della favola, anche i jukebox, all'epoca c'erano i jukebox, no? Si metteva la monetina, si ascoltava la canzone preferita e iniziavano a suonare in tutta la Liguria. Al che Michele fece una telefonata a Genova da un produttore, da Gianni, dice: ma senti, poi Gianni, come va? Ma Michele, meno male che mi hai telefonato, ti ripeto, non c'erano i telefonini, quindi bisognava aspettare. Ma che tu qualcuno... non sai il casino che sta scoppiando in tutta la Liguria, questa trilli trilli sta andando ovunque, le radio sono impazzite. Abbiamo veduto cartoni e cartoni di 45 giri, anzi dobbiamo di nuovo ristampare perché sono andati in esaurimento, abbiamo richieste per un anno, cioè una roba incredibile, mio padre e Pucci non ci credevano neanche loro, ma possibile. Oltretutto il pezzo di tiro doveva essere il lato A con Picunda Ghecianin, che invece era un classico rivisitato, esatto, no? Che doveva essere il pezzo con un po' la massa che penso, sì, no? Sì, invece sì. Niente, era Trilli Trilli che tirava tutto il resto. Perché c'è stato questo traino, questo diciamo, traino di entusiasmo e tutto. A che niente, quando loro sono tornati a Genova furono accolti proprio in pompa magna, c'era la gente che li aspettava in aeroporto, entusiasta, cioè una roba impensabile. Fai conto che quell'anno lì fecero 250 date, stiamo parlando di 250 date, e riempirono tutte le piazze della Liguria. Praticamente quasi una ogni due giorni. Quindi, Canti de Casamè, il 45 col singolo Trilli Trilli, tirarono uno, tirarono l'altro praticamente, e fecero una stagione trionfale. Tanto che l'anno dopo, addirittura nel 74, quindi parliamo quando sono nato io, sì, tentarono anche la carta del Festival di Sanremo, già all'epoca, nel 74, insieme a Umberto Bindi, grandissimo cantautore genovese, amico, sì, molto, molto veramente presente in famiglia. Era. Ah, quindi si proposero già nel 74? Sì, sì, Umberto Bindi e i Trilli, ragazzi proviamo ad andare a Sanremo, vai, facciamo due pezzi paralleli come genovesi, comunque siamo, sì, un momento importante. Purtroppo vennero esclusi. Ma, sia... con un inedito si proposero. Sì, certo. Che poi tirarono fuori. Che dopo. Era Per andare via, che uscì comunque. Che era un pezzo in italiano, che raccontava la loro storia. Sì, sì. Una strada troppo stretta dove il sole fa fatica ad arrivare. Quella strada fino al mare dove aspetti la tua gente ritornare. Però purtroppo non venne accettato. Non riuscirono a rientrare. Non riuscirono a rientrare. All'epoca c'erano comunque delle selezioni severe, tutto. Cioè. Si entrava solo in certi versi e non con la forza delle case discografiche come usa adesso. Sì. Che insomma, vabbè, non mi farà entrare in questa cosa. E anche Umberto, purtroppo sappiamo com'è andata, no? Sì. Era un po', purtroppo, messo un po' all'angolo, no? Per la sua condizione. Sì, non è che si poteva fare più di tanto, insomma. Benché fosse un enorme artista, poi riconosciuto soprattutto a seguito della sua morte non in vita, perché sappiamo che purtroppo, insomma, ci sono delle leggi spietate anche. Adesso, insomma, speriamo che ci sia un po' più di emancipazione in tutto. E certe cose magari non esistono più all'epoca. Si era abbastanza stronzi, scusa, tanto si può dire, insomma, nel mettere all'angolo quello porta sfiga, quello un omosessuale, insomma, non erano, per quello erano periodi difficili. E quindi niente, vennero esclusi. Ci riprovarono poi 10 anni dopo, esattamente, 1984, e in quel caso, pomeriggio a Marrakesh, in quel caso, rientrarono nel Festival di Sanremo. Lì, uno più corpulento dell'altro, un duo genovese che proviene dalla musica folclorica, folcloristica più che altro. Adesso cantano Pomeriggio a Marrakesh. La mia nave è già nel porto, salpa oggi alle 6,
è il momento di tornare a bordo, siamo marinai. E nell'aria c'è quel profumo di tabacco e di te. Ma in questi 10 anni, dal 74 all'84, comunque... Diciamo, vissero un pochettino di rendita, perché nel frattempo fecero altre produzioni. Sì, però c'era la forza di quel primo disco che era... C'era Trilli che ancora adesso, se io vado a fare anche un altro progetto, a cantare anche un tributo, dico una velinata, a Fabrizio De André. Sì. Se io alla fine con i miei collaboratori non facciamo Trilli, non mi fa uscire. Cioè, proprio ormai sei etichettato e quello è il cavallo di battaglia, sì, che è un po' l'inno alla spensieratezza. Quindi, insomma, portarono avanti, diciamo, questo cavallo di battaglia, però con altre produzioni. Assolutamente, no. Ti dico, guarda, con Marta, la mia compagna, che mi sopporta da tempo, ancora ieri eravamo a fare un lavoro di restyling dietro appunto proprio al libro, che inseriremo i QR code, questo discorso qua di poter mettere contenuti multimediali. Abbiamo tirato giù, veramente lasciando da parte pochissimo, più di 100 canzoni del primo. Quindi direi che in 10 anni 100 canzoni hanno prodotto, direi. Direi che non sono stati a guardare. E poi sono arrivati all'84, pomeriggio a Marrakesh, in quel caso funzionò. Funzionò e non funzionò. Paradossalmente è rimasto nel cuore, perché io comunque quando faccio i concerti mi viene sempre richiesta. E comunque questa loro partecipazione. Io ho letto tante dichiarazioni di persone affetto, di affetto che dicono la vittoria morale comunque sarebbe stata di quel pezzo. È vero, è vero. Però tu sai benissimo che purtroppo a volte sono tante concause che non permettono alle canzoni di fare magari quello che meriterebbero realmente. Diciamo che per il cuore dei liguri, ma anche della gente, perché tantissime testimonianze d'affetto che mi arrivano anche dalle altre regioni, no? Per quanto riguarda quel brano, qualcuno intanto scrive, magari si perde in rete. E mi capita che mi chiede notizie personalmente, ormai con Facebook ti scrive la gente, anche che tu e capita ogni tanto, almeno quelle 3 o 4 che sono tantissime proporzionalmente, che all'anno mi chiedono notizie di quel brano. Quindi vuol dire che lasciò comunque un segno. Poi calcolo anche una cosa, che se voi andate in rete su YouTube a cercare pomeriggio a Marrakesh, ce n'è una versione che si vede abbastanza male, che era stata caricata da qualcuno, e io poi ho ricaricato la versione HD. No, full HD, perché è un po' più dignitosa. E ha fatto diverse migliaia di visualizzazioni. Sì, ho visto. Ma la prima volta che caricarono pomeriggio a Marrakesh, che è stata cancellata negli anni, perché penso per una cosa di copyright, la Rai, quindi aveva fatto un po' tabula rasa su YouTube, no? Eravamo arrivati a 180.000 visualizzazioni, ma ti parlo di 10 anni fa. Io ho visto pezzi oggi su YouTube che raggiungono e superano le 500.000 visualizzazioni. Sì, quelli sono i brani in genovese, perché sono quelli che grazie a Dio nessuno ha toccato. Però quello lì di pomeriggio a Marrakesh, ti parlo di 10 anni fa, già adesso siamo di nuovo, non mi ricordo, ma diverse svariate migliaia di visualizzazioni, ma all'epoca aveva tipo 180.000. E poi me lo cancellarono, che tra l'altro mi girarono un po' le scatole. Beh, peccato, perché comunque si vive anche di questo ormai. Certo, visualizzazioni, like, e comunque questo è parte del mondo odierno. Però ti dico, è un pezzo che piace sempre, è fresco, me l'hanno chiesto le orchestre da ballo, l'hanno ricoverizzata in stile magari Meneito, tipo sei da ballare. Un altro pezzo su cui bisogna spendere due parole, perché voglio scoprire qualche aneddoto. Olidino Olidena. Allora, Olidina, e sono di nuovo pezzi che in realtà si chiamano le ambasce, quelle strofette, no? Sì. Ambasce in genovese. Sì. Sono sempre esistite. Ha avuto diverse evoluzioni, perché è stata colorita in mille modi. Allora, diciamo che la firma, se andiamo a vedere, c'è Merli di mezzo, questo Benito Merli, che è stato uno degli autori più prolifici dei Trilli, ma soprattutto perché aveva la simpatia e la verve toscana. Lui non era proprio genovese, era mezzo toscano. Sì. Questo Merli è stato veramente, aveva una marcia in più, con papà scrissero L'ultimo tango, che poi era la parodia dell'ultimo tango a Parigi, però lo fecero in una maniera più colorita, la scena del burro, Dubitiru, insomma, però la raccontarono in una maniera molto molto simpatica e colorita. Autore anche di Aleana Figetta, che è di nuovo un master della musica genovese, che tutti Aleana Figetta, ecco, che però la gente ci sballa a cantarla.
Ecco, lui è sempre stato questa, aveva sempre avuto questa genialità, questo Merlin, sì, no? Di mettere insieme questi brani all'apparenza anche molto scontati, banali, gogliardici, che però che in genovese risultavano, esatto, molto divertenti. Perché poi diventa un'icona, ma della, sì, serata in locanda. Assolutamente. No? No, ma è la seconda parte dei Trilli, ecco, che noi ci impegniamo la prima parte, anche con i ragazzi, attualmente, a fare tutta la parte rievocativa, sì, le canzoni, sì, da Gesù. Sì. Poi però arriva il momento, la seconda parte, che io li chiamo canti da lavatrice, che così capisci tutti dove bisogna lavare. E lì, panni, quindi, sporchi, già magari con un paio di bicchieri di vino in corpo, una birretta. Guarda, e lì tutti quanti iniziano a, certo, cantare, a fare, certo, casino. E Oli Dingo, l'idea fa parte di queste canzoni, che in realtà ognuno poi ci ha messo del suo. Sì, sì, perché, sì, le ambasce poi, come, non so, anno dopo anno si sono rivisitate, sì, le hanno aggiunte, ma anche le persone comuni. Io ho visto addirittura un video di un record. Sì, l'ho visto in una locanda. In una locanda hanno fatto, sì, un record, sì, non so quante strofe ci hanno messo, ma durava veramente poco. Guarda, noi ogni tanto, quando proprio, vabbè, l'entusiasmo ci parte, che sono quelle serate interminabili, che sono più quelle dei locali che non dei concerti. Quanto siete arrivati? Siamo arrivati a farne tipo 25 di ambasce, e quindi mezz'ora, sì, sì, buona, hai capito? Perché poi ti arriva magari dal pubblico qualcuno che ti ricorda, posso fare questa? E allora, ok, la cantiamo insieme, e te la ricordano, quindi, sì, cioè, diventa una storia infinita. Poi si stanno modernizzando nelle ambasce, sì, no? Cioè, nel senso, anche ci sono nuovi spunti, certo, che prendono, certo, anche, certo, diciamo, contatto con la realtà odierna, con l'attualità, e quindi vengono rivisitate. E viene inserita moderne all'interno del progetto, della canzone. E quindi, cioè, diventano quelle canzoni infinite, che però, nello stesso modo, sono anche infinite a livello spazio-tempo, nel, sì, senso che, sì, rimangono, sì, io credo che nella, sia, genetica dei, sì, liguri. Sì, sia una cosa che sarà tramandata all'infinito. Poi, addirittura, io so per certo che ci sono anche altre regioni che hanno adottato il brano, sì, e lo fanno alla loro maniera. Come mi è capitato con la mia, con Marta, con la mia compagna, di andare in Sicilia a trovare degli amici catanesi e andare al mare. Eravamo a quel posto stupendo, Cefalù. A un certo punto ci mettiamo sotto l'ombrellone, loro classico frigo bar, certo, con 180.000 birre dentro. Lì mi immagino una fisarmonica. Sei proprio lì spaparanzati su questa sdraia, poi con le melanzane alla parmigiana, proprio classico da... Classico da... Il proprio clima meridionale, sì, proprio, sì, ma proprio che sono quelle, certo, quelle situazioni gogliardiche che comunque poi ti fanno stare bene con te stesso. Certo, no? Ma vaffanculo, certo, sei scappato. La dieta, cioè... Mangiamo, beviamo, sì, ridiamo. La radio è accesa e a un certo punto sento in siciliano. Non ci credo. Vedi? Non ci credo. In siciliano. Cioè, e quindi quella cosa lì sono impazzito. Cioè, ma chi è questo qua? E alla fine abbiamo preso, abbiamo registrato col telefonino, sono andato a vedere, ho scoperto che anche in siciliano c'è Trilli. Incredibile. Che sono quelle cose che comunque, insomma, ti danno sempre delle gioie, perché, sì, poi si vivono, sì, anche di queste, sì, cose. Sì, assolutamente. Questo è un po'. E questo è il quadretto, diciamo, di quello che è stato il percorso dei Trilli, dalle, sì, alle. Bene, allora abbiamo rivissuto, insomma, la vita dei Trilli dalle origini, grazie a Vladi, il figlio di Pippo. Questa è una prima parte di un racconto che noi oggi abbiamo deciso di portare ai nostri telespettatori e ai nostri seguaci, ora si chiamano i follower, allora, i quindi follower, bisogna anche ringraziare i follower. Mi raccomando, i follower, che non c'è mai i follower. Però attenzione, perché non finisce qua. Ora io saluto Vladi, ma solo momentaneamente, perché ci vediamo nella seconda parte dell'intervista, dove parleremo di una novità che oramai è un qualcosa di affermato, che sono i nuovi Trilli. Esatto, il nuovo percorso. Il nuovo percorso. Ma la continuazione. E la storia continua. Grazie, Vladi. Ciao. A presto. Ciao a tutti.